In questa giornata vogliamo proprio mettere al centro la comunicazione del mondo della vela, che non è soltanto agonismo. Tutto questo per cercare di capire come poter tutti assieme, comitati, circoli, tutto ciò che lavora nell'ambito della vela, poter sfondare un pochino di più. Tanti eventi sono arrivati a Reggio Calabria, portando degli eventi si scopre il territorio, si scopre non solo il territorio fisico, parlo, ma anche proprio quello che noi, per noi è il nostro campo di gara. È evidente che il problema della vela è un problema che ha radici storiche sul fatto di essere identificati come uno sport di elite, ha insomma caratteristiche che dobbiamo assolutamente sgrossare. Uno degli obiettivi della Federazione Italiana Vela e particolarmente del Comitato Sesta Zona Calabria e Basilicata è stato sempre quello di voler mettere la vela al centro dell'economia della nostra terra, della nostra regione, perché sicuramente sappiamo molto bene che 800 km di costa sono un grande punto di partenza che, se sfruttato, anzi se utilizzato bene, può non soltanto rappresentare un impianto sportivo per lo sport della vela, ma certamente un traino ad un'economia che deve vedere il mare come protagonista. Direi che le attività in piedi sono tantissime, è per questo che la comunicazione ci interessa molto, perché vorremmo riuscire a veicolare quanto facciamo, ma quanto viene fatto dai nostri atleti, dai nostri tecnici e dai club che sono affiliati alla Federazione Italiana Vela. La vela deve entrare in una modalità di comunicazione nuova, deve uscire dal tecnicismo, dalla tecnicalità di un approccio da addetti ai lavori, e deve diventare invece testimonianza di un ambiente, di un territorio che, come nel caso della Regione Calabria, non ha uguali al mondo. La vela nel nostro paese è fatta di una storia, di grandi velisti sicuramente, di una storia però anche di grandi civiltà, quindi una cultura del mare che la vela può raccontare. La Calabria è straordinaria, l'ultima puntata l'abbiamo dedicata proprio alla regione dei due mari, a due Mediterranei in qualche modo, che raccontano storie assolutamente differenti, però con una regione che ha sempre saputo coniugare il mare e la terra, che deve guardare però appunto a quelli che sono i valori, secondo me, della sostenibilità ambientale per il suo futuro. Gli spazi sono quelli che sono, e in una gerarchia degli spazi, ai noi che ci piaccia o no, il calcio viene ancora prima. Il calcio, che ha quel vantaggio di cui abbiamo parlato stamattina, dell'essere di facile comprensione, vince chi fa gol, mentre la vela ha delle sfaccettature invece che vanno spiegate. Come sconfiggere il tabù, diciamo, della comunicazione del mare e della vela? Con le storie, a mio parere, le storie degli uomini, delle donne, dei velisti. Le storie sono vincenti in ogni sport, siccome anche la vela ne ha da raccontare di storie, ne ha avute e ne ha con da Soldini in poi, ma anche prima con Azzurra, il Moro di Venezia. Insomma, siamo un paese di santi e navigatori, e continuiamo ad esserlo. Il nostro lavoro, il lavoro di tanti professionisti della comunicazione, è parlare di vela, raccontare la vela. E noi partiamo, e oggi si è visto, dai valori della vela, no? dai grandi vantaggi che ha la vela, sia farla sia emozionarsi con le avventure di chi fa la vela. E questo penso che oggi sia venuto fuori. Abbiamo avuto contributi importanti, eccellenti, da Donatella Bianchi, che racconta come comunicare il mare, da 30 anni lo fa con Linea Blu. Abbiamo avuto una penna eccezionale del primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera, la penna dello sport, Gaia Piccardi, che ha raccontato le sue avventure nel raccontare la vela, anche con aneddoti, ha spiegato come funziona la macchina di un quotidiano, e tutti hanno spiegato anche i passaggi che ci sono stati, la tecnologia che ha cambiato tantissimo la comunicazione. Questo è un primo appuntamento, speriamo che ce ne siano altri. Ovviamente però la prima cosa da fare è andare in barca a vela, perché è quello, è il provare la vela e le emozioni che dà la vela, è il primo punto importante. Yeah, city now. Oh yeah.